Bentrovati. Riprendiamo la nostra lavorazione esattamente da dove l'abbiamo lasciata. Come potete vedere, io ho fatto un giro di rifinitura con dell'Urex, lavorando semplicemente due maglie basse, un pippiolino e due maglie basse. Il tutto lavorando un punto su ciascun punto disponibile dell'ultimo giro che abbiamo fatto. Facciamo conto che io sia all'inizio del giro. Il giro di rifinitura inizia con due maglie basse, un pippiolino di 3 catenelle, una, due e tre, chiuse su se stesse, e due maglie basse. E questo è tutto il giro di rifinitura per il fondo della nostra lavorazione. Pippiolino. Due maglie basse. Il giro l'ho iniziato sempre con la maglia bassa ritorta per avere la chiusura invisibile. Due, pippiolino. Terminato il giro, staccheremo il filo e passeremo alle altre lavorazioni. E questo è quanto abbiamo realizzato fino ad ora: la testa, il corpo e la rifinitura del fondo. Io appoggio sempre sul mio cono che funge da base e riprendiamo la nostra lavorazione. Io ho già lavorato una delle braccine, vado a staccare il filo e vi faccio vedere la lavorazione. Andiamo ad avviare un cerchio magico al cui interno andiamo a lavorare 7 punti bassi. Ci agganciamo come solito con un punto bassissimo, la nostra maglia bassa ritorta, che è la maglia iniziale, e andiamo a lavorare altri 6 punti bassi all'interno del cerchio magico. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Stringiamo leggermente il filo e dal secondo in poi andremo a lavorare un punto basso su ciascun punto disponibile fino ad arrivare al decimo giro. Quindi vado sulla maglia bassa iniziale per chiudere il primo giro con un punto bassissimo. E continuo la mia lavorazione fino all'undicesimo giro lavorando un punto basso su ognuno dei 7 punti disponibili. La prima è sempre una maglia bassa ritorta, un punto sui seguenti 6 punti. Io continuo e poi ci rivediamo al undicesimo giro, dove andremo ad terminato il decimo giro. Nell'undicesimo andiamo ad effettuare un aumento. Avviamo sempre con la nostra maglia bassa ritorta, un entriamo
alla base della maglia e andiamo a lavorare 2 punti bassi. Continuiamo lavorando un punto basso sugli altri punti restanti. Fatto il nostro aumento nell'undicesimo giro, incominciamo a mettere un pochino di imbottitura. Io uso del comune cotone idrofilo. Prendiamo dei pezzettini e li andiamo a mettere all'interno del tubicino e poi continueremo la nostra lavorazione fino al 21° giro, lavorando un punto su ciascun punto dell'11° giro, senza fare più aumenti. Io un braccino l'ho già terminato, vedete? L'ho già appuntato e mettendo l'imbottitura dentro è facilmente modellabile. Cucito le due braccine e adesso passiamo alla parte finale e andiamo a lavorare il velo. Il velo lo iniziamo esattamente come abbiamo fatto per la testina. Andiamo ad avviare nel cerchio magico sette punti bassi. Ci agganciamo come al solito con un punto bassissimo. Lavoro la prima maglia bassa sempre ritorta. E all'interno del cerchio magico vado a lavorare altri 6 punti alti per un totale di 7. Quindi rientro nel cerchio, lavoro il primo, il secondo, il terzo, il quarto, il quinto e il sesto, che con la maglia iniziale formano i 7 punti iniziali. Vado a stringere un pochino il mio cerchio magico e parto con la lavorazione. Nel secondo giro, questo è il giro di avvio, nel secondo giro andremo a lavorare 7 aumenti, o meglio, 2 punti in ognuno dei 7 sottostanti. Prima vado a chiudere il giro con un punto bassissimo, lavoro la prima maglia bassa ritorta, entro alla base laddove ho chiuso il giro e lavoro il primo aumento e continuo lavorando 2 punti in ciascuno dei punti rimanenti di questo giro. Vado a chiudere il secondo giro sempre nella maglia iniziale con un punto bassissimo e iniziamo il terzo con la maglia bassa ritorta, che è il primo punto. Nel secondo vado a fare l'aumento. 1 e 2. Un punto sul punto successivo. Un aumento in quello dopo, quindi 1 e 2, un punto singolo, un aumento e continuo per tutto questo terzo giro, che chiuderemo sempre con il punto bassissimo sulla maglia iniziale e i giri cominciano sempre con la maglia bassa ritorno. Nel quarto giro andremo a lavorare 2 punti e un aumento, quindi la maglia iniziale,
un punto sul punto successivo, un aumento in quello dopo. Due punti singoli, un aumento. E continuo in questo modo per tutto il quarto giro. Nel quinto giro andiamo a lavorare una maglia alta allungata. Carico il filo, rientriamo alla base della maglia che abbiamo allungata e lavoriamo un altro punto alto. Una catenella, carico il filo, salto un punto, una maglia alta nel punto successivo. Una catenella, carico il filo, salto un punto, un aumento in quello successivo. Quindi vado a lavorare due maglie alte. Una catenella, salto un punto in quello successivo. Una catenella, salto un punto, carico il filo, un aumento nel punto successivo. E continuo in questo modo lavorando per tutto il giro. Un punto singolo e un aumento, saltando un punto di base e due punti separati da una catenella. Come potete vedere, se abbiamo lavorato correttamente, il giro termina con il punto singolo. Do la catenella di spazio e vado a chiudere con un punto bassissimo sulla maglia iniziale. Andiamo ad avviare il sesto giro con una maglia allungata, sempre ritorta. Un punto sul punto successivo, uno nello spazio, uno sul punto, uno nello spazio e uno sui punti successivi e continuo lavorando un punto su ogni punto disponibile, spazi compresi. Alla fine del nono giro, nel decimo, andremo a lavorare 32 punti alti e poi continueremo in giri di andata e ritorno. Quindi lavoro la prima maglia del decimo giro e continuo lavorando altri 31 punti alti. 1, 2, 3, 5, 30, 31 e 32. Adesso continueremo la nostra lavorazione in giri di andata e ritorno. Volto il lavoro. E iniziamo l'undicesimo giro, lo iniziamo con un aumento sul primo punto e termineremo allo stesso modo, facendo un aumento sull'ultimo punto, mentre per i punti centrali lavoreremo punto su punto. Quindi lavoro la mia prima maglia allungata. Carico il filo, rientro alla base della stessa e lavoro l'aumento. Continuo lavorando punto su punto per le maglie centrali e andremo ad effettuare l'altro aumento sull'ultima maglia della riga.
Sono arrivata alla fine della riga, vado a fare il mio aumento sull'ultimo punto, quindi vado a lavorare 2 punti alti sull'ultimo punto, volto il lavoro e iniziamo il dodicesimo giro. Nel dodicesimo giro andremo a lavorare un punto su ciascun punto della riga sottostante, quindi punto su punto. Avvio sempre con la mia maglia alta allungata. E continuo lavorando un punto su ogni punto sottostante. Lavorate le 2 ripetizioni, continuiamo senza fare la nostra maglia allungata. Andiamo a lavorare 3 punti nei 3 punti successivi. Carico il filo, salto 2 punti, nel terzo vado a lavorare un ventaglio di 5 punti alti, 1, 2, 3, 4 e 5. Carico il filo, salto 3 punti, in quello successivo vado a lavorare il secondo ventaglio, 2, 3, 4 e 5. Carico il filo, salto 3 punti, in quello successivo lavoro il ventaglio successivo e continuo in questo modo fino alla fine della riga. La maglia alta allungata, 3 punti sui 3 punti successivi, 1, 2 e 3. Carico il filo, un ventaglio nella maglia centrale delle 5 sottostanti, 1, 2, 3, 4 e 5. Carico il filo, un ventaglio sulla terza maglia del ventaglio successivo. 1, 2, 3, 4 e 5 e continuo in questo modo per tutta e vado a terminare il giro così come l'ho iniziato, lavorando i 4 punti sugli ultimi 4 punti disponibili. E abbiamo terminato il 18° giro. Da adesso andremo a ripetere il 18° giro per tutta la lunghezza della nostra lavorazione.
E questo è il risultato. Spero che il progetto vi sia piaciuto. Vi invito ad iscrivervi al canale e vi aspetto per i prossimi progetti da lavorare assieme.